noi siamo nati dal seme di cui parlava Monsignor Ravasi, e poteva scegliere certo per un evento così importante un'orchestra più blasonata, più famosa, non so se così bella. L'idea da cui nasce è semplice: chi ha poco non deve ricevere solo cose da poco, un pane e un giacinto, non solo uno o solo l'altro, tutte e due. E questo, noi, la sfida è questa: una musica importante nutre di più, e non si vede perché chi parte da meno non debba essere nutrito anche di eleganza e di bellezza, tanto più che la restituisce, perché io credo che, se è vero come è vero che non di solo pane vive l'uomo, voi l'avete ricordato più volte, la musica è cibo per la mente, non soltanto una divagazione estetica, non soltanto un'elevazione generica dello spirito, è nutrimento per la mente, mette dentro di noi, anche senza parole, delle cose profonde, crea delle sintonie, fa immaginare delle relazioni, fa desiderare armonie. Noi abbiamo suonato questi pezzi di Beethoven, voi sapete che la fantasia corale è il laboratorio, l'anticamera della grande nona sinfonia, quella in cui compare poi finale l'inno e il coro. Abbiamo suonato alla messa del giubileo di Papa Giovanni Paolo II, il giubileo per i disabili del 2000, abbiamo suonato al Parlamento europeo per l'anno del disabile. Siamo anche noi nel nostro piccolo ponte fra la Chiesa e il mondo, e ci stimiamo di esserlo. Vi ringraziamo per il vostro invito. La Chiesa ci vuole bene, la Diocesi di Milano ci vuole bene, la CEI ci vuole bene, molti delle istituzioni civili ci vogliono bene. Speriamo di avervi ricompensato nutrendo di buona musica un po' anche voi. Grazie. Qua, qua.